Bella a tutti ragazzi, noi siamo gli Acab e oggi siamo in un nuovo video. Oggi vi vogliamo mostrare una decina di cose che spero che non sappiate su PS4 e che comunque vi possano facilitare la vostra vita da gamer. Partiamo subito con il video. Premendo il tasto share è possibile salvare screenshot e gli ultimi 15 minuti di gioco e condividerli. I video che registrerete potranno essere montati direttamente su PS4 attraverso Share Factory. Le clip registrate potranno essere spostate su chiavetta USB. Tenendo premuto il tasto PlayStation, si aprirà un menu nel quale sarà possibile, tra le altre cose, regolare il volume e programmare l'uscita audio del controller e della televisione. Su PS3 una delle cose più dolorose era scrivere con il controller. Su PS4 questo problema è stato risolto. Infatti è possibile scrivere sia con il touchpad sia premendo R3 utilizzando il sensore di movimento. La batteria del controller non dura abbastanza? Ragazzi, sono veramente euforico! Shish. Nessun problema, potete regolare la luminosità del controller nelle impostazioni. Potete inoltre regolare il tempo di inattività per lo spegnimento automatico del controller. Sempre riguardo il risparmio energetico, potete permettere alla PS4 di scaricare download e ricaricare i controller in modalità di riposo. E addirittura frizzare le applicazioni. Con un doppio tap sul tasto centrale del controller potrete passare all'ultima applicazione usata. Sempre nelle impostazioni potete regolare varie cose sul testo e addirittura riprogrammare i tasti del joystick. Su PS4 è possibile connettersi su YouTube, Twitter, Facebook e Dailymotion per condividere amici, progressi e clip. Si possono impostare dei limiti di utilizzo su varie app e mettere una password per accedervi. Se qualcuno continua ad accedere al vostro utente, potete impostare una password, che può essere anche il vostro viso, sempre che abbiate PlayStation Camera. Siete stufi del solito tema blu del cazzo? Nelle impostazioni è possibile cambiarlo. Vi siete consumati le dita a furia di giocare? Nessun problema, su PS4 è possibile usare comandi vocali. Una delle cose meno conosciute eppure più interessanti di PS4 è SharePlay, una funzione che vi permette sia di trasmettere il gioco che state giocando, comunque le immagini che state guardando, ai vostri amici, sia di giocarci insieme anche se non siete nella stessa stanza. E soprattutto se non ha lo stesso gioco. È possibile utilizzare la PS4 anche da un dispositivo remoto attraverso l'applicazione Remote Play. Ovviamente però la Sony, per guadagnarci un pochino, ha fatto sì che l'applicazione sia compatibile soltanto o con gli smartphone piccoli che non ci vede un cazzo, oppure soltanto con i suoi tablet. Al suono giapponese. Vi manca quella cara vecchia notifica che su PS3 vi avvisava che il vostro migliore amico era online? Beh, anche su PS4 si può impostare. Grazie della visione, spero che il video vi sia piaciuto e al prossimo video!